È possibile realizzare un festival musicale in Siria, Israele e Palestina contemporaneamente? Lo ha fatto il Terra Santa Organ Festival. La rassegna di musica d'organo, organizzata dalla Custodia di Terra Santa, ha toccato Damasco, Latakia, Aleppo, Tel Aviv, Nazareth, Haifa, Gerusalemme e Betlemme, con 20 concerti nel mese di novembre. Dal 2016 in Siria, il Terra Santa Organ Festival è l'unico festival internazionale di musica classica attivo nel paese, un segno di una solidarietà che va oltre l'emergenza. La cultura in generale e la musica in particolare costituiscono il nutrimento dell'anima e dei pensieri dei popoli e formano un legame senza confine tra loro. In tempo di guerra, in tempo di crisi, gli strumenti della cultura e della comunicazione hanno un grande ruolo per calmare gli animi e ripensare il nostro presente e il nostro futuro. Speriamo sempre che questa collaborazione continui attraverso questo evento annuale. Con la partecipazione di musicisti importanti, esso evidenzia l'importanza della musica in termini di civiltà e cultura e allo stesso tempo il suo messaggio di amore e di pace dalla Siria al mondo. I concerti sono stati eseguiti da organisti di livello internazionale, come lo spagnolo Juan de la Rubia, organista della Basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona, l'italiano Silvio Celeghin, dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, e l'austriaco Michael Köhler, esperto in improvvisazioni e sperimentazioni acustiche. Tra gli artisti locali, la Syrian National Symphony Orchestra, l'ensemble classica di Aleppo e il famoso Kenan Adnau con il suo oud. È un linguaggio, la musica, che tutti capiscono, che tutti godono, che va al di là delle differenze politiche e direi è un antidoto, un forte antidoto contro le divisioni e contro i conflitti e speriamo che questo sia un passo avanti per la Siria, per l'unità, l'unione della Siria. I concerti delle Holy Land Pipe Organ Weeks in Israele e Palestina hanno visto una grande presenza di pubblico in tutte le città e la partecipazione di artisti di fama internazionale. A Gerusalemme i concerti sono stati ospitati nella chiesa di San Salvatore, sede della custodia di Terra Santa, a Betlemme nella Basilica della Natività, a Nazareth nella Basilica dell'Annunciazione, a Tel Aviv nella chiesa di San Pietro. I concerti degli organisti italiani Cosimo Prontera e Giulio Mercati sono stati realizzati in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv e l'Istituto Italiano di Cultura di Haifa. A Tel Aviv il concerto ha visto la partecipazione anche della soprano Giuliana Mettini, che ha proposto alcune arie accompagnata all'organo da Prontera. Grazie alla partnership con l'ambasciata ungherese in Israele e l'ufficio di rappresentanza dell'Ungheria a Ramallah e l'Istituto Rumeno di Cultura, gli organisti Messaros Zsolt Maté, ungherese, e Cristina Struta, dalla Romania, si sono esibiti con successo in tutte le città toccate dal festival. Il Czech Center di Tel Aviv è stato partner del Terra Santa Organ Festival per il concerto del ceco Karel Martinek ad Haifa. Il successo in termini di pubblico e quello delle collaborazioni con istituti di cultura e istituzioni locali fa ben sperare per le prossime edizioni. Quest'anno abbiamo aperto a due strutture pubbliche, l'Auditorium dell'Echt Museum di Haifa in collaborazione con l'Israel Organ Association e la bellissima Damascus Opera House in collaborazione con la Damascus Opera House. L'anno prossimo il Terra Santa Organ Festival compirà 10 anni di attività ininterrotta e stiamo pensando a qualcosa di particolare